un borgo medievale, un'antica rocca e colline verdi che si perdono a vista d'occhio. Oggi una penna in valigia vi porta a Brisighella, alla scoperta del borgo dei Tre Colli. La nostra visita inizia dal centro storico del borgo. Dopo aver parcheggiato in stazione, infatti, attraversiamo questa via fino a raggiungere Piazza Marconi, che ci sorprende con i suoi edifici color pastello. Ma la sua particolarità è proprio in quelle lunette, che nascondono una via unica al mondo. Sto parlando della famosa Via degli Asini, una via medievale sopraelevata e racchiusa all'interno di questi edifici. Nata inizialmente come baluardo difensivo, questa via si è poi trasformata negli anni, divenendo il fulcro del quartiere dei Birocciai, che si servivano proprio di asinelli per trasportare il gesso dalle cave fino al paese. E all'altezza di ogni lunetta era presente una stalla. Oggi invece qui si affacciano attività e case come questa che è in vendita, per esempio. Ma ora proseguiamo la nostra visita verso i colli che rendono tanto famoso questo borgo. Per prima cosa imbocchiamo il sentiero che ci porterà all'ottocentesca Torre dell'Orologio. Si tratta di un percorso in salita che prevede ben 350 gradini. È vero, sono parecchi, ma ricordate che avete sempre la possibilità di fermarvi a riprendere fiato ammirando dei punti panoramici stupendi. Dietro di me vedete la rocca, mentre stiamo facendo le scale per arrivare fino alla Torre dell'Orologio, che ha una particolarità, adesso ve la farò vedere. Ed eccoci di fronte alla torre. Si tratta di un antico baluardo difensivo voluto da Maghinardo Pagani nel 1290, ma l'intera struttura è stata ricostruita nel 1850, anno in cui è stato installato il suo particolare orologio. Notate qualcosa di strano? Tra poco ve lo faccio vedere meglio. Eccoci, siamo arrivate esattamente sotto la torre e qui avete un panorama a 360 gradi su Brisighella, quindi dovete venire. In effetti da questo punto potete ammirare tutti i colli circostanti e anche il borgo di Brisighella dall'alto. Quella per esempio è la rocca, ma torniamo all'orologio. Qui il famoso quadrante con soltanto 6 ore. Dite la verità, ve ne eravate accorti? Dopo tutte quelle scale ritorniamo in piazza per concederci un pranzetto in una delle trattorie del borgo. Tagliatelle ai funghi con olio di Brisighella. Assaggiamo. Con il famoso olio di Brisighella. Eh già, una delle cose che rendono più famosa Brisighella è proprio l'olio ed è buonissimo, ve lo consiglio. Ma dopo pranzo, sempre dalla piazza, partiamo seguendo questa via, questa volta in direzione della Rocca Manfrediana. Anche in questo caso per raggiungerla dovrete affrontare un percorso in salita sempre ben indicato. La pendenza qui è comunque più graduale e soprattutto durante il percorso troverete un'altalena sospesa come questa. Impossibile non fermarsi e tornare per un attimo bambini. Dopo pochi metri da questa altalena troviamo queste scale e dobbiamo continuare a salire. E a un certo punto troviamo anche un punto panoramico sulla Torre dell'Orologio. Proseguiamo attraversando questo vecchio tornello. Ancora qualche scala e saremo finalmente di fronte alla rocca. Se volete comunque ci sono dei percorsi alternativi, per esempio potete raggiungerla direttamente dalla Torre dell'Orologio oppure anche in auto, ma vi perdereste l'altalena. La rocca è anche visitabile al suo interno e l'ingresso costa solo 3 euro, quindi ve lo consiglio. Attualmente qua con il Covid ci sono gli ingressi 30 persone ogni mezz'ora e per fortuna siamo riusciti a prendere gli ultimi 2 biglietti, quindi tra poco entriamo. Ed eccoci pronta ad addentrarci nella rocca. Si tratta di un edificio costruito nel XIV secolo e voluto dalla famiglia Manfredi di Faenza. Non è molto grande, ma comunque ne vale la pena, anche solo per questo panorama. Eccoci sulla camminata esterna della rocca. Qui sarete circondati dal verde e avete anche la possibilità di visitare le stanze interne. Per esempio, all'interno di questa torre è presente un piccolo museo. Mentre dall'altro lato potremo immergerci nella vita quotidiana della rocca. Queste, per esempio, sono le antiche cucine. Mentre un po' più in basso troviamo la camera da letto padronale. E sì, non poteva mancare l'armatura. Dopo la camera da letto, l'ultima tappa è il cortile interno della rocca, che ospita anche le segrete.
Qui potrete vivere un'esperienza molto particolare che non ho mai trovato in altri castelli. Ascoltate bene. Vedete, bassa la testa, se vi è cara. Una volta qui sotto, una voce narrante vi porterà indietro nel tempo facendovi rivivere un bombardamento alla rocca. E potevano durare addirittura mesi. Per continuare la nostra visita troviamo dei passaggi davvero molto bassi, a misura di bambino. Giusto per darvi un'idea... I passaggi sono alti così. E io sono alta così. Dopo la nostra esperienza alla rocca, breve ma davvero intensa, ci dirigiamo verso il terzo e ultimo colle del borgo di Brisighella. Quello che vedete là in fondo è il santuario di Monticino e può essere raggiunto tramite questo facile sentiero. Come vedete abbiamo incontrato anche diversi escursionisti perché da qui partono alcuni sentieri trekking nel parco della Vena del Gesso. E questo invece è il santuario. Noi l'abbiamo trovato chiuso, quindi non siamo riusciti a visitarlo all'interno, però la vista da qui è davvero magnifica. Ritornando in paese, invece, facciamo tappa in uno dei negozietti tipici locali per acquistare il famoso olio di Brisighella, ve l'avevo detto che ci era piaciuto. E facciamo tappa anche al Museo Civico della città, il biglietto è già incluso in quello della Rocca. Questa invece è una collezione temporanea, quindi non so se la vedrete ancora. Altro consiglio: se visitate Brisighella, ricordatevi che in stazione c'è questo punto dove potete riempire la vostra borraccia gratuitamente. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuove destinazioni di viaggio.